Ragazzi, bentornati sul canale di Element Gaming. Io sono Enemez e oggi sono qui per farvi vedere un prodotto molto interessante fornitoci da Best Store X, che ringraziamo molto. Partiamo subito dicendo che è per console, in particolare Nintendo Switch. È un praticamente astuccio, è un case portatile che serve ovviamente, che ci ricarica la nostra console in maniera molto semplice e molto comoda. Ora ve la vado a spiegare. Innanzitutto il case è formato per appunto da una piccola rete con un distanziatore, giusto per non far praticamente comprimere il tutto. Qui ci va la nostra console, qui abbiamo una maniglia comoda per portarla in giro, oppure qui abbiamo anche un moschettone che ci viene fornito, purtroppo senza apposita magari cinghia per fare diciamo da tracolla, però nel caso dovessimo avercela noi possiamo usarla. Qui ovvio diciamo avviene il tutto, c'è la magia che carica la nostra console. Con un tastino si va a caricare, si va ad accendere, scusate, il tutto, ovviamente massimo 4 tacche, io ne ho 2 perché vabbè, è un po' scarico. Nella parte posteriore abbiamo ingresso USB, ingresso micro USB che serve per ricaricare il nostro astuccio. E nulla, ci viene fornito poi con i 2 adattatori Type-C magnetici, ci viene fornito con apposito libretto, o meglio foglietto illustrativo, dove semplicemente ci dice che per caricare l'astuccio servono circa 4 ore, come anche per la nostra console. E in più un piccolo astuccio, ovviamente, per mettere le nostre, i nostri giochi fino a 4, anche se ragazzi abbiamo comunque la rete dove ci possiamo mettere qualsiasi cosa. Allora, come si fa per caricarlo? Prendiamo il nostro adattatore, ovviamente ce ne basta uno, ce ne danno 2 perché boh, sono bravi. No, beh, ci sta, averne sempre uno di scorta effettivamente può sempre servire. Ok, ci sono 2 modi per inserirlo. Qui abbiamo il nostro beccuccio, quindi possiamo tranquillamente inserirlo dentro così, per l'appunto c'è la calamita, quindi si attacca. Oppure, siccome tanto poi quando si va a togliere la console ci resta attaccato dentro, io lo inserisco prima, non cambia nulla, quindi come volete, poi lo metto nel nostro beccuccio. Come vedete, ok, sta caricando. Adesso non capisco dalla camera, ho anche schiacciato un tasto sbagliato. Ok, qui sta caricando, si vede non tanto bene, però fa il suo lavoro. Quando per l'appunto lo andiamo a togliere, come dicevo, resta sempre attaccato, ma non è un problema. Diciamo che può essere l'unica magagna, se così vogliamo dire, perché poi comunque dobbiamo per forza andare a staccarlo, ma vedete, ci ho messo veramente un attimo. Ovviamente si può anche caricarlo e giocare nello stesso tempo, però con dei compromessi. Con la luminosità al massimo tende a scaricarsi in maniera più lenta, però si scarica. Con la luminosità diciamo media, come ho provato io anche con diversi giochi, lui regge, carica chiaramente più lentamente, molto più lentamente, però ci permette di giocare e allo stesso tempo non diciamo caricare troppo, ma neanche andare a scaricare la nostra batteria, quindi diciamo che è una cosa in più. Questo però ovviamente è una cosa che praticamente fa con qualsiasi caricatore. Questo è 1200 mAh e fa veramente bene il suo lavoro, per appunto in 2-3 ore, massimo 4 quando la console veramente è morta, ci carica il tutto. Quindi io personalmente sono soddisfatto, l'ho usato in più modi per capire anche come potesse funzionare. Infatti attraverso la porta USB che abbiamo all'esterno, ok, possiamo tranquillamente inserirci un nostro cavo USB Type-C per poter poi caricare la nostra console. Ovviamente così facendo è un discorso in parte futile, perché comunque lo scopo è quello di caricarlo quando per appunto non lo usiamo, però per esempio come me, io mi ero scordato questi, allora che cosa ho fatto? Semplicemente avevo il cavo, perché avevo anche il Pro Controller, l'ho avvolto su se stesso, l'ho messo dentro e l'ho tenuta in carica.
Quindi diciamo che è un modo alternativo che si può fare. Allora ragazzi, il video è giunto al termine, spero che il prodotto comunque vi sia piaciuto, vi siete comunque un po' interessati per chi magari cercava una soluzione di questo tipo. E nulla, da me è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, alla prossima, ciao!